Amici del Buddy, bentornati! Siamo qui con Xiao, Marci, Buddy e Marco. Oggi siamo, anzi oggi Marco mi ha fatto spendere la bellezza di 80 euro per un pack di carte Pokémon. Nei commenti dovete scrivere qual è il vostro Pokémon preferito, perché io vi commenterò con un cuoricino a tutti quanti. Sapete chi voglio trovare io? Zeraora VMAX. Allora, non so come è messo dentro. Occhio, devi trattarlo veramente. Unboxing, infatti ho già preso il portacarte e... Oddio, ma non così nano! Come fai tipo a sapere se troverai una carta che vale un botto se non sappiamo allora, quali sono? Innanzitutto... Innanzitutto stai zitto e ti fai i cavoli tuoi. No! A me sembra giusto che... Ci sono comunque tipo 16 VV, non so come le chiamate. 16 VV, Allora, in pratica ci sono le carte, quelle con base, quindi... No, no, quelle le conosco, però dico, cioè come facciamo a sapere tipo una VMAX che vale tanto? Allora, lo scopriremo solo vivendo. Ogni carta che troviamo la cerchiamo su Play Store. Guarda, qua c'è guida giocatore con tutte le carte, potete vederla, adesso c'è anche la telecamera qua. Ci sono tutte le carte che potrebbero essere presenti. Dentro abbiamo 10 pacchi e ce ne sono alcune che spaccano un botto. Solo 10 pacchi ci sono. Quando le compriamo una volta erano 20. Non so se hai capito, ma ci sono anche tipo questa carta qui che io lascerò così perché tanto è una carta promo. È una carta promo. Magari che le promo dopo un po' poi valgono. Ma sono cose per metterli dentro. Ma che gozzuri. Belli però, non li uso. Questi li tengo così aperti e qua ci sono tutte le carte che possiamo trovare. Allora, ovviamente... Una volta, ragazzi. Cioè, lui deve iniziare subito e... No, no, perché c'è Xiao che era veramente sorpreso... Da delle carte. Da delle carte. Proprio visto sì, tipo, emozionato. Dopo te le faccio aprire se vuoi. Mi raccomando, bisogna aprirlo bene il pack, capito? Vediamo, sì. Vediamo come lo apre bene. Guardalo. Però, raga, così facciamo dopo domani. Cioè, esatto. Raga, non bisogna rovinarli i pacchi, per favore. Ma che dici? Sai io cosa farei? Tipo, no, così. No, faccio, sono pazzo! Allora, se vai in fiducia, fai davvero con un pacchetto solo. Tagliandolo a metà? Tagliandolo a metà senza sapere cosa allora, c'è. Allora, raga, però non. Bro, no, con, io, con so una cosa: se sono tre le carte da portare, quelle vecchie che abbiamo aperte oggi erano 4, quindi 4. Vabbè, noi ne mettiamo 4, non si sa mai. Io, raga, purtroppo non seguo più il mondo. Questo qua, nel caso, ve lo do, tanto a me non me ne faccio niente. E quindi poi facciamo così, guardate. No! Sembra... Voilà. Mi sembra eccessiva. Allora, almeno sappiamo io. Vado io, ok. Vai, Marci a terra. Sì, ma Marci le prime le puoi anche caramella rara, Lux, carino questo. Ma in giro scarpe da tre. C'è la tecnica anche per prendere solo quelle migliori. Esatto. Sì, devi fare tipo la danza della pioggia. Mamma mia, che schifo. Eternatus lucente shiny. Vabbè, fermo, è entrato su shiny questo. Allora, già che ci siamo, visto che abbiamo detto che ci sono anche queste cose, le mettiamo qua dentro. Facciamo che tipo le migliori che troviamo, secondo dopo me, il prezzo. Poi cerchiamo il prezzo, esatto. E alla fine facciamo. E alla fine facciamo, guardate, mettiamola via subito. Guarda qua, voilà. Quindi hai trovato solo Puffa oltre a questo. Rubo, no, bro, allora mettilo qua, muoviti perché sennò qua non è che facciamo il gioco delle tre carte. Altro pack. No, ti prego. Te lo apro io. No. È maniaco, protettivo. Sulle sue carte comunque. Facciamo un pack a testa e poi vediamo cosa ne esce fuori. I pacchetti vanno per ti bene, ragazzi. I pacchetti vanno per ti bene. A sto punto oramai è distrutto. Allora calma, non guardarle dietro. No, non si può. C'è una vima. Ho sbagliato. Fammi far così. Sono tieni, quattro sono. Adesso le fa tutte di fretta, lo so già come. Guarda, bam. Vabbè, ma queste sono robe, guarda. Ma proprio così le schifi. Schifo, cioè, tutta roba inutile. Adesso che andiamo piano. Ce n'è una buona. Una buona l'ho intravista. Mr. Mime Tankern. Secondo me è tutta fuffa, no. Raga. Una fianca all'altro però. Oddio, è bello se qua è quella è meglio. Com'è che si chiama questo? L'abbiamo messo prima. È tipo reverse. 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 Quindi vabbè, io pack fuffa, ovviamente. Vado io, ragazzi. Mi sembra normale. Vado io, poi siamo come quattro. Comunque possiamo chiedere nel caso scusa a Federic se utilizziamo le carte in maniera non corretta e se spaccano i pack. Mamma mia. Vabbè, comunque a me non è che. Cioè, ragazzi, ognuno delle sue carte fa quello che vuole. Alla fine i soldi tu li hai spesi. Cioè, non lo so io. Vieni qua. Questo Max assicurato. Questo è il centro. Dove c'è questo c'è il centro. Allora. Ti tira via te? No, fate voi, dai. Allora. E tanto io ho fatto il software, quindi vinco già io. Solrock, Salandit. Questo è un Pokémon bellissimo, c'è un botto. Ok. Purloin. Niente. Niente. No, aspetta. No. Però. Aspetta. Questa è una bella full art, raga. È una bella full art. Senti, facciamo così. Per non saperne leggere né scrivere, ragazzi. Noi le mettiamo sempre via quelle belle. Raga, almeno quelli sono 100 euro di carta. Dici? Almeno, ma perché l'hai toccata tu? Portate a casa. No, Xiao, aspetta, ma non ha scelto il pacchetto, Xiao. Però guarda come l'ha aperto io. Mamma mia, ragazzi.
si vede. Nei commenti dite anche secondo voi chi è che apre i miei pacchetti. Secondo me Buddy. Questa cosa cosa facciamo? La apriamo o la chiudiamo? No, no. Quindi ti chiedo. Tranquillo. No, vabbè, Alberto. Non guardare. No, girale al contrario. Dammi il codice. Ragazzi, altro codicino. Bello pulito. Sono 5 qua. No, sono 4, ragazzi, giusto. Ma le avete pesate, scusatemi. Perché ma c'è lui gente vuole, che le pesa. Vuoi aprire lui? Così, eh? Lui è forte. Allora, energia terra. Vai. Vabbè, qua allora, ho visto già qualcosa. Ne ha schippate 5. Ma puoi togliere sto pollice che mi dà un fastidio? Tienile così. Sì, tieni. Oh, bravo. Sì? Sì, davvero in fretta, ormai abbiamo capito. No, vai, vecchio, non hai capito niente, tu mi sa. C'è, cosa c'è, guarda. C'è. Aspetta. Scissor, va bene, lasciami. No, aspetta, mi sa che vale questa qua, non lo so. Però siamo i primi a fare il full art assieme. Che bello. Madonna, raga, allora facciamo così. La via? Bella. Mettiamole via. Oh, tocca a me adesso. Per ora chi porta il pane a casa sono De Mark e Xiao. Aspetta, non lo sappiamo perché oggi con Buddy ne abbiamo aperti due pacchetti. E quei due pacchetti, le peggiori erano quelle che valevano di più. No, beh, nel chilling, però... Belle, raga. Allora, belle carte per modo di dire. Niente di speciale, vi dirò per ora. Vabbè, perché non le trovate voi, cioè. Poi guardiamo i prezzi, vediamo. A sminuire gli altri è sempre più facile, eh. Ma questa qua la posso aprire? Allora, aprirla! Basta! Mi pare codice, ragazzuoli, qui, pigliatevelo. Ho trovato qualcosa di raro. Cos'è? Non lo so. Cos'è quella roba? È la prima. Ma... Bro, perché c'è una carta nera? Viastro trovato. Non so cosa voglio dire. Ma non è tipo una promo? Non so cosa vuol dire, ma è una promo. È una promo, raga? No, mi pare che quando c'è quella è tipo assicurata una Vindiori, una Vimax. Dici? Se non sbaglio, sì. Vediamo. Guarda che non si vede bene, ok? Vai. Love disc. Roba normale. Allenatore. No, secondo me è un divisorio semplice. Boh, non mi ricordo allora cos'è. No, secondo me è un divisorio semplice che mettono all'interno del pacco. Ragazzi, io comunque. Metti questo. Per non sapere né leggere né scrivere. Adesso c'è. Ragazzi, guardate qua. Tocca a Buddy, tocca a Buddy. No, no. Mischi pack. Adesso Marco ne sceglie uno per me. Mischi pack. Viastro Black Card cerca. No, qua dentro, ragazzi, c'è Charizard Full Art. No, ma le vendono pure quelle. Sì, sì. Raga, è in vendita sta carta, vorrei dire. Qua dentro c'è Charizard Full Art, ragazzi. Dici? Sì, sì, palese. Fammela aprire a me. No, aspetta, guarda. Fammi sentire il peso. Tieni, pesa. Palesemente un Charizard Full Art qua abbiamo. Si sente proprio il peso del drago. Sì, sì. Vabbè, che comunque io me lo tengo. Perché magari in un futuro, ragazzi, divento milionario grazie a sta carta. Non so mai, Che deve tagliare. Ma taglio il codice intorno. Ho sbagliato. Ce n'è una, l'ho vista. Raga, l'ho vista. Allora, va bene, energia. Dusclops, Metang. Era il mio Pokémon preferito da ragazzino. Mister Mime. Sunskern Bidoof Sunskern, scusate, Koffing. C'è la reverse, poi dopo c'è l'altra carta. Allora, Luxio reverse. È bella, la facciamo bella. Così? No, ragazzi, fuffissima. Aspetta, questo chi l'ha aperto? De Marco? No, l'ho aperto, è tocca mio, è il mio pet. Ma perché era il tuo turno? Infatti adesso dici che il turno di De Marco. Torna, Xiao, tocca a te. Dammi un numero da 1 a 4. 1. È il primo pacco, scegli. Attenzione. Io voglio il 3 se possibile. Tu vuoi il 3. Marco, qua fai te la il scelta. Il 2 o il 4? Il 4 per 4 è il numero di Mark. No, il 4 è il numero di De Mark e io prendo il 2. Non apriamo il TSM, raga, con calma. Tocca a me, no? Bravo, ciao. No, io se voglio solo aprirlo perché ci metto tempo. Io controlliamo, guardiamo. Devo togliere questa e farne 4, no? Bravo. Dammi il codice che glielo facciamo vedere. Mark ci ha spaccato un pacchetto. Ok, okay, ci siamo. Niente di esilarante. C'è della poesia, però vedo che la sta proprio togliendo con della poesia. Non c'è più della poesia. Molga. Sì. Pogna. Dai, un qualcosa di totale. È un DNCB, non lo esprimo. Ma full art pure. Ma bro, aspetta, raga, c'è anche Tapulele Olo. Oh, cavolo. Ma non ho capito, raga. Che figo Tapulele. Raga, bellissime. Aprire un canale solo Pokémon. Cioè, guarda qua. Guarda anche questa. Non so, si vede. Raga, Tapulele. Ciao, game changer dei pack. Che vediamo, Marcus. Ma da Marci. Allora, ragazzi, nella mia dico che essendo che era tra quella che ha preso Mario e quella che ha preso Xiao, non c'è niente. Dici? Okay. Secondo me sì. Allora, energia verde, cioè erba. Megaball, Bisharp, Seal. Vai un po' più qua. Rockruff, Aron era tenuto. Aron, che bello, era il mio bolladore. Un Riolotto, ricordi? Mamma mia, anche Riolotto. Starly, ok, abbiamo trovato una doppia. E ve l'ho detto, non era un buon pacco. Non quando Marci non se la sente, ragazzi, non c'è. Però mi sento che Marco ha un buon pacco, raga. Magari. Proviamo, allora, lasciamo quello di Marco per ultimo e vediamo questo. Facci, dai, ma sì, ma chi se ne frega? No. Allora, bro,
Ora c'è un rituale, appoggia quale carte? Ce l'abbiamo il rituale. Sta cercando le carte quanto valgono. Dai. Codice, quanti soldi abbiamo perso? Energia, niente, niente, B-Sharp, Jungunz, Cherubi, Starly, scambio, allenatore, execute. Carnivine, ok. No, niente, niente. Oddio, però che bella che è sta art di Snorlax. Questa qua è un art bella, eh? Manca solo questo pacchetto. Mamma mia, ragazzi, per ora non è stato un top pack. Raga, Biensi non vale nulla. Vabbè, però è bello. Però mi sembra di fare di tutta pulire. No. Beh, 9 euro. 5 questa vale. Questo è l'ultimo codice di oggi. Ultimo codicino di oggi, Cuci 2VDL. Ragazzi, prima di fare il mark, vi dico che intanto l'ho trovato io. Eternatus Shiny, 20 raga, euro. Tanta roba, raga. Ci siamo? Vai, Marco. Carichi? Tutto tuo. Ok. Oddio, raga, vedo una roba strana. Zitto. Dai, stai zitto, ma smettila. Oddio, oddio. Acqua. Energia acqua. Graveler, vai. Graveler. Acchiappa Pokémon. Acchiappa Pokémon. Scura. Cosa vuol dire scura? Sarge. Ma stai zitto, ti prego. Scyther. Pokéball. Jungus. Jungus. Cherubi. Sì, sì, c'è qualcosa. Sì, sì, è scura, è scura. C'è qualcosa. Costa 60 euro sta carta. Dai, regà, abbiamo smontato, regà, 60 euro, si vola, sium. Ma non l'ho detto, non è quella valenza. Vabbè, vai, vai. Il pack te lo si ripara. Ma non è finita qua. Vai. Cosa c'è, libro? Perché, ragazzi, qua sotto abbiamo... Entei. Reverse. È reverse, giusto? Posso farlo io? Io. Poi tu? È piano, eh. È una prima carta del pack di oggi, eh. Ah, ok. Ma forse sembra un 10 euro costa quel Gradient. Davvero? Sì. Vabbè, è uno scoiattolo sotto. Sono 10, 60 più i 20. Già se sei sopra di 10 euro del pack. Ah, oh, vabbè. Hai guadagnato. Ragazzi, andiamo a rivendere tutte queste carte. Allora, let's go. Yo! Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Da Buddy è tutto. Dai, circa, ragazzi, è tutto. Abbiamo fatto circa un centinaio di euro. Ci vediamo in un prossimo unboxing dei Pokémon. Se li volete, se no, niente. Ciao. Ciao.